Oh ragazzi, finalmente venerdì dell'animazione c'era questo film che non vedevo davvero. L'ora di vedere, ve l'ho detto 2 settimane fa, ve l'ho detto settimana scorsa, finalmente oggi ne parliamo perché sono riuscito a guardare Galline in fuga, l'alba dei Nuggets, il sequel del primo Galline in fuga, al quale ho dedicato per appunto 2 settimane fa una recensione proprio perché è un film che a me piace particolarmente, che trovo molto interessante sotto tantissimi punti di vista e parto subito dicendovi che Galline in fuga, l'alba dei Nuggets, mi è piaciuto, non mi è dispiaciuto, ma ci sono tanti ma da dire in questa recensione. Partiamo dalle cose buone del film, da quello che veramente mi ha preso e che mi ha colpito. Anzitutto, il sequel di Galline in fuga, come ho già detto più volte, non era necessario. Galline in fuga è un film che si conclude perfettamente a sé, ha un inizio, ha una conclusione e soprattutto a distanza di anni, stiamo parlando di un film del 2000, quindi sono passati 23 anni, tirare fuori un secondo Galline in fuga può essere molto molto difficile, molto molto pericoloso, sono cambiati anche i tempi, è passato molto tempo, Galline in fuga non è un brand forte, non è un titolo sul quale appoggiarsi, non è che se dici Galline in fuga in mezzo alla piazza tutti quanti girano la testa, a differenza magari di un Kung Fu Panda, ne sto citando una, o un Toy Story, ecco. Quindi, cavolo, ti assumi davvero un grande rischio e soprattutto il rischio è di tirare fuori qualcosa di davvero inconcludente o di totalmente sconnesso dal primo, insomma, i rischi di errore sono molto alti con un progetto del genere. Invece devo dire che sono riusciti a prendere appieno lo spirito del primo film e a trasferirlo in questo secondo lungometraggio, però ricordandosi del fatto che è un sequel, non dobbiamo fare un copia e incolla, dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo. Di cosa sto parlando? Sto parlando del fatto che tutti i personaggi, davvero tutti i personaggi, o almeno i protagonisti, i personaggi principali, si ricordano perfettamente tutto ciò che è successo nel primo film. E non è una cosa da dare per scontata, ragazzi, perché capita spesso di avere dei sequel totalmente sconnessi dai prequel, dei sequel che sono soltanto un ritorno sullo schermo dei personaggi, tali e quali al primo capitolo, per una nuova avventura molto semplice. No, questo film chiaramente conosce il suo predecessore è chiaramente riuscito a capire come quei personaggi si sarebbero dovuti evolvere ipoteticamente in un futuro e quindi hanno deciso di scriverli molto bene. Gaia, la protagonista, è una gallina che ricorda perfettamente il trauma della sua prigionia e che fa vivere questa prigionia inconsciamente anche alla figlia, perché ha paura di tutto ciò che è il mondo esterno, un mondo che ha vissuto, un mondo dove c'è gente che vuole uccidere le galline per mangiarle, e le impedisce di uscire, le impedisce di scoprire il mondo. Ed è uno spunto molto molto interessante perché Gaia è diventata in qualche modo la nemica di se stessa, è diventata tutto ciò in cui non crede fondamentalmente, è diventata come la signora Tweedy. Un essere che ha paura del mondo e quindi tiene gli altri in prigione. È tutto ciò che c'era stato insegnato nel primo film. È sì coerente, ma al contempo l'esatto opposto. È un'idea molto molto interessante questa. Mostrare quindi una protagonista profondamente cambiata al punto da essere irriconoscibile nella sua riconoscibilità. Allo stesso tempo la signora Tweedy, che nel film sì, cioè non è uno spoiler, si vede dal trailer. La signora Tweedy ha imparato dal suo passato, dai suoi errori e con il suo nuovo allevamento fa di tutto per far vivere alle galline, che poi vuole uccidere per produrre del cibo, per far vivere alle galline un paradiso, perché l'ultima volta sono scappate perché vivevano nella miseria, nel terrore di morire, ecco adesso vuole evitare questa cosa, fa l'esatto opposto. L'allevamento della signora Tweedy è il paradiso per le galline. Divertimento, cibo a volontà, gioia, riposo, tutto quello che si può volere. È molto molto interessante questa cosa e mi ha davvero colpito perché sono riusciti davvero a tirare fuori un sequel che, nonostante non sia necessario, ha un senso. Ciò che viene raccontato nel film ha perfettamente senso. Ha funzionato molto e ciò che ha funzionato anche tantissimo è l'azione del film, qual è il casus belli, qual è la scintilla che fa partire il tutto. Molly, la figlia di Gaia, scappa dal luogo, ora non so bene come definirlo, sì, vabbè, facciamo così, dal luogo in cui si sono instaurate tutte le galline dello scorso film perché vuole scoprire il mondo e nel fare questo finirà inevitabilmente nello stesso allevamento della signora Tweedy.
E quindi Gaia e tutte le sue compagne dovranno andare a salvare questa ragazza. È molto interessante perché se nello scorso film abbiamo visto la fuga delle galline, adesso prima della fuga ci sarà l'ingresso, ci sarà l'irruzione nell'allevamento per salvare una delle loro compagne. È un'idea anche questa interessante, anche sull'estetica hanno fatto un buon lavoro, un'estetica che si è sicuramente riaggiornata, ha quel qualcosa di fantascientifico in più, i cui accenni si erano già avuti con la macchina per pasticci nel primo film. La cosa è anche diventata molto più contemporanea, ora non ci sono più i pasticci di pollo, ma ci sono i nuggets per l'appunto, e questo è il nuovo obiettivo della signora Tweedy. Devo dire che è stato tutto abbastanza interessante, anche con i collari che ipnotizzano in un certo modo le galline, hanno fatto un lavoro decente, nulla di eccezionale, però è stata una cosa carina da vedere. Quindi fondamentalmente il film si regge su delle buonissime basi e funziona. È un film che funziona, che non aggiunge molto al primo capitolo, perché alla fin fine i temi principali del film sono un po' gli stessi, solo rimescolati, rigirati, come avviene in quasi tutti i migliori sequel. Non è assolutamente ai livelli del primo, anche perché scade un po' nel già visto e non ha tutta quella poetica, anche solo nel setting che aveva il primo, che la faceva davvero sembrare un campo di concentramento. Quindi chiaramente non raggiunge quei livelli. A livello tecnico è eccezionale. Stiamo parlando della Aardman, stiamo parlando di uno stop motion incredibile, dei modelli assurdi, dei set pazzeschi. Proprio è una gioia per gli occhi e con tutte le tecnologie nuove i colori esplodono dallo schermo, quindi è veramente una meraviglia da guardare. Quindi starà di un livello sotto al primo, ma comunque un sequel godibile e che devo dire mi ha soddisfatto. Arriviamo adesso ai ma, perché è stato facilissimo parlare di tutto ciò che nel film funziona, ma c'è qualcosa anche che nel film non funziona. Una cosa in particolare, a parte il fatto che, ripeto, non è a livello del primo e si esaurisce ciò che il film racconta in molto poco tempo, non c'è tutta questa grande profondità, ripeto, non c'è anche una particolare caratterizzazione dei personaggi, oltre a quella dei protagonisti che ne renda altri memorabili. Ci sono varie scene che mi fanno pensare stanno un po' allungando il brodo, però la cosa che davvero, davvero, davvero non funziona del film, ahimè, non è neanche all'interno del film, ma è nella sua campagna promozionale. Perché se voi guardate non il primo, ma il secondo trailer che hanno rilasciato per questo Gallina in fuga all'alba dei Nuggets, ragazzi, avete visto praticamente una versione ridotta, molto ridotta del film, alla quale è stato tagliato il finale. Tutto qua. Cioè, io sono partito molto positivo nei confronti di questo film perché tutto ciò di cui vi ho appena parlato, questa nuova caratterizzazione dei personaggi che si ricordano perfettamente quello che è successo prima, che diventano l'opposto di ciò che erano per rimanere coerenti con loro stessi, tutte queste cose qua molto belle, molto interessanti, molto da sequel ben fatto, sono tutte presenti nel trailer. Io avevo visto il trailer ed ero partito iper positivo perché ho detto guarda che stanno facendo un buon lavoro, ma il film non mi ha dato niente più del trailer, tranne il finale, che possiamo dirci la verità, non è questo grande finale da colpo di scena incredibile, è proprio tutto ciò che ti aspetti, eh. Quindi mi spiace perché il trailer davvero ti mostra tutto, troppo. Potevano tenere segreta magari la signora Tweedy, se volevano già mostrarci tutto ciò che sarebbe stato. Per quanto riguarda Gaia e Company, potevano tenere segreto l'allevamento, come è là dentro, qualcosa in più si poteva nascondere. Potevano tenere segreto il fatto che Gaia, scusate, Molly, vabbè, poi di conseguenza Gaia e gli altri finissero all'interno dell'allevamento. Magari si accennava nel trailer a questo nuovo allevamento di galline che è un paradiso per tutti, a quanto pare, e nessuno sa che cosa sia. E poi si scopriva col tempo che era un allevamento per creare nuggets gestito dalla signora Tweedy. Potevano tenere segrete molte cose in più, anche soltanto, non lo so, davvero delle piccolezze. È un peccato perché il trailer ti mostra tutto, ti mostra davvero tutto. E quantomeno dici, almeno nel film, che le risoluzioni di ciò che ti viene anticipato nel trailer, quindi l'evoluzione del personaggio, soprattutto del personaggio di Gaia, che è ancora a tutti gli effetti una protagonista del film insieme alla figlia Molly, ti aspetti che siano un po' più elaborate, invece no, perché le cose si risolvono davvero nel giro di pochi minuti, con poche fondamenta, almeno qualcuna c'è ma non troppe, e quindi anche quello va un po' a scemarmi.
Cavolo, scrivi un po' più meglio sti dialoghi. Un po' più meglio, va benissimo, Giova, va tutto bene. No, scrivi un po' meglio sti dialoghi, scrivimi in maniera un po' più accattivante questi momenti di riconciliazione fra la madre e la figlia. Questo momento in cui la madre capisce di essere diventato ciò che ha sempre odiato. Però no, non c'è neanche questo purtroppo, e quindi davvero, fate una bella cosa. Ve lo do davvero come consiglio. Guardate il trailer e poi vi buttate su l'ultima mezz'oretta di film e siete a posto. Perché guardarvi un'ora e mezza? Vi basta il finale. Perché il trailer ha davvero già tutto ed è non si fa così la campagna promozionale, almeno secondo me. Cioè, sì, devo, almeno non devo necessariamente, però voglio cercare di far capire di cosa parla il film. Però o il film parla di anche qualcos'altro, e quindi se mi dici una roba nel trailer ho comunque qualcosa da scoprire, oppure quando guardo il film, e questo è il problema, mi annoio. Io, nonostante il film mi sia piaciuto alla fine, non posso dire che mi abbia divertito totalmente. Spesso mi distraevo perché alla fin fine sapevo già di cosa stavamo parlando, ma non perché l'avessero già detto migliaia e migliaia di volte nel film e quindi stessi riguardando le stesse cose ripetute, no, perché l'ho visto nel trailer e sapevo già dove si sarebbe andati a parare sotto certi punti di vista. Una campagna promozionale che a questo punto mi va a fare del male al film, almeno alla mia visione, perché sapendo già tutto è noioso quello che vedo. Amen, va così. Ora, capisco, ripeto, il cercare di far capire di cosa parla il film. Però così è troppo, o almeno il film non ha così tanto altro dopo. Quindi o il problema del trailer che ha mostrato troppo, o il film che in sé ha troppo poco, ma qualcosa non ha funzionato. Poi, chiaramente se non avete visto il trailer e vi guardate solo il film, benissimo. Non c'è problema. Però devi anche tener conto del fatto che con il trailer attiri il pubblico sul tuo prodotto. E quindi il trailer fallo per bene. E così, secondo me, non è stato fatto bene. E mi dispiace. Alla fine di questo discorso rimane un film godibilissimo, un buon film, un sequel che, ripeto, altre mille volte non era necessario, ma sul quale hanno fatto un buon lavoro, non un lavoro incredibile, non un lavoro eccellente, ma un buon lavoro. E purtroppo il vero, vero, verissimo problema del film sta nella campagna promozionale, che non si sposa bene con quello che poi il film è. Non perché sia ingannevole, ma perché anzi è troppo, troppo trasparente. Ecco, fatemi sapere voi cosa ne pensate del film, se questa roba del trailer ha colpito anche voi, magari qualcuno ha visto il trailer, qualcuno no, ditemi un po' davvero che cosa ne pensate, se il film vi è piaciuto, se non vi è piaciuto. Ecco, sarebbe stato comunque un buon film in sala, devo dire, in sala avrebbe reso molto molto di più su uno schermo grande, in maniera tale da avere tutti i dettagli del film. È un peccato che arrivi solo sulle piattaforme, io l'avrei visto volentieri in sala e probabilmente in alcuni momenti mi avrebbe catturato anche di più, nonostante un trailer che già mi anticipava tutto, forse qualche scena sarebbe stata un po' più coinvolgente su uno schermo grande con l'audio potente. È anche un peccato sempre, questa distribuzione sulle piattaforme va inevitabilmente a togliere qualcosa ai film, sempre, 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 anche quando i film sono studiati per la televisione. Io ne ho visto uno, non so se ne parlerò, probabilmente sì, però ne ho visto uno in anteprima in sala di un film Netflix che verrà distribuito poi soltanto sulla piattaforma, non nelle sale, e mentre lo guardavo pensavo, cavolo, meno male che lo sto guardando qui perché guardarlo sullo schermo mi avrebbe tolto qualcosa, nonostante anche in sala si notasse che era un film chiaramente pensato per il piccolo schermo. Vabbè, è andata così anche per Gallina in fuga. Vi ringrazio come al solito per avermi seguito fin qua, vi ricordo solo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace alla fine di questo video, parliamo qua sotto nei commenti del film, come sempre fatemi sapere le vostre opinioni, sono molto molto curioso e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!